Ciao, sono Alvisa Maniero, sono il sindaco di Mira e siamo qui per dire due parole sulla città metropolitana. È qualcosa di cui si è discusso per decenni e quest'estate, tra il 6 luglio e il 7 agosto, tutta la normativa, per come la conosciamo a questo riguardo, è stata stravolta. La città metropolitana è un progetto che prenderà 10 città tra le più importanti d'Italia, tra cui anche il nostro capoluogo, Venezia. Ma anche le vostre probabilmente. È giusto che capiamo i tratti principali di questa legge, che noi vi invitiamo, per quanto sia criptica, leggetela. Parliamo del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge il 7 agosto, numero 135. Leggetevelo perché è importante. Io vi dico due cose fondamentali che noi come gruppo Movimento 5 Stelle abbiamo rilevato e di cui stiamo informando i cittadini in ogni maniera, abbiamo a portata di mano. La prima cosa, questa città metropolitana tra le sue deleghe ha la pianificazione territoriale generale, oltre alle deleghe della provincia, di cui si appropria già di per sé. Quindi non solo si sostituisce alla provincia, ma si appropria dello strumento fondamentale che hanno i comuni per pianificare il territorio. Quando diciamo conquistiamo i comuni per decidere dove fare la discarica e dove fare l'asilo, parliamo di PAT. Questo PAT non sarà più nei poteri del comune, per come è scritta la legge ora. Seconda cosa, da chi è costituita questa città metropolitana? Per come è scritta la legge ora, contrariamente a come è stata la disciplina negli ultimi anni, non c'è più l'iniziativa da parte dei comuni, degli enti locali. Parte già tutto così. C'è già decisa una posizione di potere da parte del sindaco del capoluogo che ha un diritto di veto, ha un diritto di veto anche il presidente della provincia che poi andrà a sparire e il consiglio ai quali questi risponderanno è composto da 12 persone che non sono neppure elette da noi a questo scopo, sono 12 tra i consiglieri, i sindaci di tutti i comuni della provincia. Noi non riusciamo a capire come si possa strappare questa quantità di potere, questa entità di democrazia dalle mani nostre, e messe nelle mani di persone che non sono mai state votate per fare questo lavoro. Detto questo, ci pare che sarebbe opportuno partire dai contenuti per costruire la città metropolitana invece che dal cappello, dal potere. Stiamo attribuendo un potere enorme a persone che non sono state legittimate democraticamente per farlo. La Corte Costituzionale si esprimerà a breve su questo, noi speriamo in una maniera consona insomma, ai valori democratici e rappresentativi. Mi raccomando, spargete la voce e ragioniamo su questi concetti. La stampa nazionale parla di un sacco di sciocchezze in questi giorni, non di questi contenuti. Un terzo del PIL nazionale sarà coinvolto da questo mutamento di amministrazione. Quindi, ragazzi, attenzione. Ciao. Rumors spreading round in that Texas town about the shack.